Fratelli e sorelle carissimi, qual è il primo di tutti i comandamenti? Questa domanda che uno scriba rivolge al Signore Gesù somiglia a tante delle nostre domande che affollano i nostri pensieri e davanti alle quali la stessa vita ci pone perché possiamo compiere una scelta. Ogni giorno, infatti, che è dono di Dio, che ci viene consegnato dalle mani di Dio, è anche un'opportunità nuova per compiere una scelta. Scegliere chi vogliamo essere, scegliere da che parte vogliamo stare, scegliere quale strada intraprendere. E davanti alle nostre difficoltà, davanti alle nostre lentezze, ai nostri scoraggiamenti, il Signore imperterrito va avanti e ci propone la stessa risposta di sempre. Ascolta. Prima di compiere qualsiasi passo nella tua vita, fermati e ascolta. Per noi cristiani ascoltare equivale alla principale azione che deve precedere qualsiasi tipo di altra azione a cui vogliamo dedicarci. Ascoltare è fondamentale e non deve essere confuso con il semplice sentire, perché io posso anche sentire qualcuno che parla, posso sentire delle voci, dei rumori, ma rimanerne indifferente, distaccato, cioè fare sì che qualcosa mi sfiori appena, senza però coinvolgermi nel profondo. Ascoltare, invece, implica un protendersi verso l'altro, un appassionarsi all'altro, un permettere alla parola di radicarsi in te, di attecchire, di mettere le radici. E per quanto riguarda il Signore, equivale ad accogliere principalmente la sua presenza, la sua persona. Allora comprendete che nel linguaggio evangelico ascoltare Gesù non significa semplicemente tendere l'orecchio verso di Lui affinché possiamo ascoltare i Suoi consigli, i Suoi suggerimenti, quello che dobbiamo fare, chi dobbiamo essere. Ascoltare Gesù significa accoglierlo dentro di noi, tessere con il Signore una relazione così intima, così profonda da diventare complici, da immedesimarci in Lui fino ad assimilare la sua stessa vita e i suoi stessi sentimenti e così a realizzare quel sogno che è contenuto proprio nella Sacra Scrittura. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo. E a questo punto che l'amore in chiave evangelica diventa possibile, perché tu ti fermi e sei un semplice spettatore. L'amore che ti riempie, l'amore di cui sei ricolmo, si diffonde attraverso di te come attraverso un canale. Oggi tante persone davanti all'amore partono già sconfitte. Quante volte ascoltiamo dalle labbra delle persone che incontriamo ogni giorno che amare fino in fondo non vale veramente la pena, perché prima o poi rimani deluso. È vero, in senso umano l'amore spesso ti delude, l'amore spesso ti pugnala. Ma è anche vero che quello che noi tante volte crediamo essere amore, amore fino in fondo non è.
Per molte persone, infatti, l'amore è un sentimento, un'emozione che oggi c'è, ma che domani può finire. Quanti amori sono nati sotto un'ottima stella e poi alla prima prova sono caduti. Quante volte ascoltiamo la classica frase: ho pensato di amarti, credevo di amarti, ma oggi mi sono accorto che non ti amo più. E finiamo così per collezionare legami, amicizie e rapporti vari, senza che nulla però nella nostra vita lasci davvero il segno. Ma secondo voi è possibile amare a tempo determinato? È possibile che oggi l'amore esista e che domani quello stesso amore finisca? È possibile se l'amore ha soltanto un orientamento umano. Quando noi ci lasciamo guidare dai nostri pensieri, dalle nostre ideologie, possiamo essere certi che quell'amore che crediamo di provare prima o poi ci ingannerà, ci tradirà. Perché per un cristiano l'amore o è Cristo o non è amore. Vi può sembrare strano, ma amare per noi cristiani dovrebbe essere la cosa più semplice che ci sia, come respirare, per il semplice fatto che essendo abitati dal Signore, è Lui che dovrebbe amare attraverso di noi. Padre Pio che cosa ha fatto? Padre Pio ha amato, ma perché pieno di Gesù. Se voi leggete l'epistolario, vi accorgerete che il santo che voi conoscete è molto diverso da quello che tante volte vi viene consegnato. Padre Pio non è, come lui stesso diceva di sé, il fenomeno di baraccone, ma è un uomo innamorato del Signore. Ci sono delle espressioni di Padre Pio sull'amore per Cristo che ti colpiscono l'anima. Lui dice: Gesù, il tuo amore mi ferisce. Come in un oceano io mi sprofondo senza vedere rive. Signore Gesù, il tuo amore è il pane di cui mi nutro senza mai saziarmi. Come vedete, l'amore per il Cristo deve venire prima di ogni altra cosa. È l'amore su cui fondare tutti gli altri amori. È l'amore che Gesù che rende possibile l'amore fra gli uomini. Questa sera vogliamo chiedere insieme a Padre Pio di donarci questo traguardo, fare della nostra vita un percorso quotidiano orientato verso quell'amore eterno che nessuno potrà mai rubarci o portarci via. Amare è dire all'altro: tu non morirai, perché al posto tuo muoio io. È quello che ha fatto Gesù sulla croce, è quello che ha ripetuto Padre Pio nella sua vita, è quello che siamo chiamati a fare ogni giorno noi nel nostro piccolo. Che il Signore accolga le nostre invocazioni, che il Signore benedica i nostri propositi, perché tutti i tentativi che abbiamo di fare della nostra vita un dono per l'altro non restino soltanto dei pii desideri, ma si concretizzino in un percorso di vita autentico, nel segno della croce, nel segno dell'amore. Sia lodato Gesù Cristo.